Bene, buon pomeriggio a tutti. Oggi 22 febbraio 2020, pensate un po' che combinazione, tutti e due, 2-2-0-2 e 2020. Bene, come presentare la Sanome? Innanzitutto facendo un'introduzione tra le opere più importanti proprio dei primi anni del Novecento. E voi sapete che la Scala quest'anno, nella stagione 2019-20, presenta, una l'ha già presentata subito, la Tosca, poi c'è questa Salome e in aprile ci sarà Peleasme di Sand. Ebbene, queste tre opere sono tutte state rappresentate proprio ai primi anni del Novecento. Infatti, Tosca, 14 gennaio 1900, Peleasme di Sand, 30 aprile 1902, Salome, 9 dicembre 1905. Dunque, la cosa che mi ha subito interessato è vedere se c'erano degli elementi in comune da un punto di vista musicale, nonostante le evidenti differenze tra gli autori che le hanno composte. Ebbene sì, ci sono delle cose in comune, e soprattutto tra Puccini e Strauss, un pochino meno con Debussy. Il mio compito quindi sarà quello innanzitutto di farvi notare quali sono queste somiglianze dal punto di vista musicale. E poi, naturalmente, ci saranno delle spiegazioni su come si è arrivati alla Salome e poi, appunto, ancora esempi dall'opera di Strauss. Quindi, la Tosca in Puccini presenta subito una caratteristica che diventerà, negli ultimi vent'anni del periodo tardo-romantico, che io considero dal 1900 al 1920, dicevo appunto, presenta una caratteristica che è fondamentale per chi vuole comporre musica moderna. Musica moderna intendo dire musica dell'epoca, ma con novità armoniche nuove. Si tratta delle modulazioni per accordi maggiori. Allora, che cosa succede nella Tosca? Che noi abbiamo subito l'apertura, l'inizio dell'opera, con il tema più forte, che è il tema di Scarpia. Questo tema è formato da tre accordi perfetti, si dice così, di tonalità maggiore, che danno un senso di grande maestosità, ma nello stesso tempo una severità che col tempo diventerà sempre più forte. E allora questo tipo di modulazione accordi maggiori apre le porte a qualcosa di interessante che in quel periodo si stava appena aprendo, l'indagine psicologica approfondita appunto della mente umana. Attraverso Freud e i suoi allievi, noi abbiamo che anche i musicisti cominciano sempre più ad addentrarsi in questo, diciamo, in questo mondo nascosto della psiche umana, attraverso nuove soluzioni armoniche, no? Nuove soluzioni del linguaggio musicale. Allora, tieni subito il CD e ascoltiamo immediatamente il primo brano che appunto presenta il tema di Scarpia, come ho detto. Quindi questa è l'introduzione, ma è anche il tema di Scarpia con gli accordi perfetti maggiori. Il secondo punto in comune che hanno questi compositori è l'uso di un intervallo particolare che si chiama tritono,
oppure, meglio ancora, Diabolus in musica. Perché Diabolus in musica? Perché nel Medioevo era un intervallo proibito, in quanto i matematici dell'epoca lo ritenevano non naturale e quindi un frutto del demonio. Per molti anni, fino al tardo Rinascimento, questo intervallo venne usato solo in corrispondenza della parola morte o di qualcosa di funereo. Poi, con il Romanticismo, invece, si è liberato assolutamente e l'uso di questo intervallo è diventato una cosa incredibile, cioè veramente l'hanno usato da Liszt in poi tantissimi compositori, figuriamoci se non Puccini e naturalmente Strauss. Adesso sentiamo sempre dalla Tosca un bellissimo pezzo in cui c'è l'unione delle due cose, il tritono e anche gli accordi perfetti. È il momento in cui nel secondo atto Cavaradossi viene interrogato da Scarpia perché vuole sapere che fine ha fatto Lancelotti. Quindi sentiamo questo breve pezzo in cui noterete un tremolo di una nota e poi i bassi fanno con questo tremolo l'intervallo che ho detto, il tritono. E quando Scarpia poi torna all'attacco, cioè vuole assolutamente estirpare dalla bocca di Cavaradossi la confessione, ecco che ci sono gli accordi perfetti. È la traccia 2. Debussy invece la fa la grande, è la scala per toni interi, detta anche scala esatonale. La scala esatonale non è un'invenzione di Debussy, assolutamente, però è stato quello che ha saputo usarla meglio e soprattutto per creare atmosfere di mistero, atmosfere evanescenti e quindi atmosfere in cui qualcosa di pericoloso potrebbe accadere, ma non è ancora definito. Quindi un'atmosfera di sospensione. E chi è stato uno dei più grandi compositori prima di Debussy che ha utilizzato questa scala, ripeto, che poi Debussy userà ampiamente anche nel suo Per le Asse Melisandre? È stato Modest Mussorgsky, il quale nel lontano 1867, nel brano sinfonico, poema sinfonico, Una notte su Monte Calvo, ma attenzione, nella versione originale e non in quella di Rimsky-Korsakov, perché molti ancora purtroppo conoscono soltanto la versione rimaneggiata da Rimsky-Korsakov, il quale nel vedere questa scala esatonale si è quasi spaventato e l'ha tolta di mezzo. Non c'è nella versione di Korsakov, mentre invece in quella originale c'è. Sentiamo subito l'effetto che fa con l'orchestra spiegata. È la traccia numero 3. Facciamola risentire un'altra volta, dai, ecco, così il pubblico. Sempre la numero 3. Ecco, bene. Quindi questa era proprio con l'orchestra in forte sonorità. Adesso vediamo come Debussy invece utilizza frammenti della scala per il preludio del suo Per le Asse Melisandre. E qui l'atmosfera, mentre qui in Mussorgsky era molto forte, energica, in Debussy tutto quanto è, diciamo, vago, indefinito. Sentiamo la numero 4 traccia. Thank you.
Quindi abbiamo visto che Debussy usa un po' di più rispetto agli altri due compositori citati la scala esatonale. Ritorniamo adesso a Richard Strauss e consideriamo questo. La Salome, quando apparve nel 1905, fu veramente un'opera sconvolgente, tutti lo dissero, dal punto di vista armonico. Ma c'è stato un altro brano, un breve passaggio in un poema sinfonico, in cui Strauss ha messo delle dissonanze incredibili. È un poema sinfonico il più lungo che ha scritto, cioè Ein Heldenleben, una vita d'eroe. Ma a un certo punto c'è un passaggio di un minuto e mezzo che, se noi lo estrapoliamo e lo mettiamo in una musica espressionista, sta benissimo, sta perfettamente. Uno infatti non direbbe assolutamente, se non conoscesse tutto il poema sinfonico, che quello è Strauss. Allora sentiamo questo incredibile passaggio dissonante di Richard Strauss in Vita d'eroe, traccia numero 5. Siamo qui fine 1898, quindi sono circa sono 6 anni abbondanti prima della fine della Salome. Come potete notare, quindi Richard Strauss avrebbe potuto continuare poi su questa strada, ma non era di temperamento, non aveva un carattere così modernista da accettare gli sviluppi della musica del Novecento che seguiranno. Ha provato a sperimentare qua e là, come in questo passaggio, ma poi è ritornato assolutamente sui suoi passi. E adesso vediamo, nel 1905, a gennaio di quell'anno, quindi 11 mesi prima della rappresentazione della Salome, quale musica superò tutti per modernismo. E io parlo soprattutto, ripeto, di armonia. A Vienna fu presentato, nella data del 25 gennaio 1905, il poema sinfonico di Arnold Schönberg, Pelease und Melisande. E c'è un passaggio che fa venire la pelle d'oca, secondo me, che si tratta quando Golod accompagna Pelease nei sotterranei del castello. E vediamo quindi cosa succede musicalmente in questo breve episodio. Traccia numero 6. Thank you.
che sorprende in questo passaggio sono gli effetti che Schoenberg per la prima volta ha richiesto coi tromboni, e cioè una forma di glissando. Sapete che glissando, soprattutto con gli archi e con l'arpa, cioè, è spettacolare. Però anche il trombone, no? Perché ha la possibilità di effettuare quindi una specie di suono che fa, quindi salire e scendere, e in situazioni poi diciamo molto dissonanti di questo tipo, è chiaro che crea un effetto di pauroso. Qui possiamo proprio descrivere la paura, perché il personaggio di Peleas, vedendo questi terribili sotterranei, ha proprio paura. E questa specie di tensione esasperata Schoenberg la realizza soprattutto in questo modo. Quindi abbiamo visto che all'apparire di Salome c'era già un compositore, cioè Schoenberg, che era andato nettamente oltre gli altri musicisti dell'epoca. Ma adesso vediamo quindi di inquadrare come è nata la Salome e poi parliamo della sua musica. Salome rappresenta il terzo tentativo, appunto, operistico di Richard Strauss, in quanto il primo fu nel 1894 con l'opera Guntram. Guntram è di tipo serioso, medievale cavalleresco, con forti reminiscenze wagneriane. Non fu per niente un successo, perché probabilmente anche il libretto non piacque molto al pubblico. Strauss se ne accorse e quindi decise di lasciar perdere il filone cavalleresco medievale. E la successiva opera, che completò nel 1901, si chiamò Feuersnot, bisogno di fuoco o bisogno di incendio. Ed è un'opera semiseria che è ambientata a Monaco nel periodo medievale, però qui è decisamente ci sono delle situazioni che gioviali, delle situazioni ottimistiche. Il wagnerismo non è ancora superato del tutto, però c'è questo senso, diciamo, di allegria generale che pervade l'opera, considerando anche che viene utilizzato un coro di fanciulli per rendere più piacevole certe situazioni. Ecco, quindi questo Feuersnot rappresenta un passaggio intermedio. Strauss qui non sa ancora quale sarà esattamente la sua terza opera, aspetta gli eventi. Ripeto, 1901. Nel 1904 si dedicherà alla conclusione di un lavoro sinfonico che si intitola Sinfonia Domestica, che si può considerare benissimo un altro poema sinfonico, che venne eseguito a New York, no? Esattamente il 21 marzo, e in quel 1904 però stava facendo già gli abbozzi per la sua Salome. Lui aveva visto l'opera teatrale, il dramma di Oscar Wilde, a Berlino nel 1902 e pensò subito di farne un soggetto operistico. Però tentennò per un po' di tempo, non tanto, diciamo un paio di mesi, solo che ebbe una spinta da un suo librettista, no, da un poeta viennese, Anton Lindner, il quale aveva detto a Strauss che, guarda che se vuoi io ti posso fare il libretto, la riduzione al libretto dell'opera di Oscar Wilde. All'inizio quindi Strauss aveva accettato questa proposta, però dopo appunto un breve tempo quello che aveva visto, quello che gli aveva mandato Lindner, non gli piaceva molto, e allora decise di fare tutto lui. Ha detto: io perché non prendo addirittura subito il testo così com'è, senza maneggiarlo in modo da renderlo nel caratteristico libretto d'opera tradizionale, prendo così il dramma di Wilde e semmai elimino le parti che considero appunto non necessarie, ma le parole, il testo lo mantengo uguale. E quindi fece proprio in questo modo.
Guarda caso, chi è stato l'altro musicista che poco prima aveva fatto un'operazione del genere? Era stato Debussy, il quale, dopo aver ottenuto il permesso da Metterlin di appunto mettere in musica il suo Pelléas di Mélisande, lui disse: guardi che io però ho intenzione di mantenere proprio il testo così come ha scritto lei. Benissimo, mi va benissimo, aveva detto Metterlin a Debussy. Quindi anche Debussy fece l'operazione di sfoltimento, ma mantenne appunto l'originale prosa di Metterlin. E Strauss, pochi anni, 3 anni dopo, fece lo stesso. Quindi quando finì abbozzare l'opera? Finì nel settembre del 1904, un anno molto importante per Strauss, perché in più si aggiunse anche una commissione particolare, e cioè quella della revisione del grande trattato di strumentazione e orchestrazione di Hector Berlioz. Voi dovete sapere che fra tutti i compositori francesi, quello preferito da Richard Strauss era Hector Berlioz. Ecco, non poteva tanto tollerare i moderni francesi della sua epoca, ma di Berlioz aveva una grande considerazione. E allora ecco che fece un aggiustamento al trattato che era stato pubblicato l'ultima volta nel 1855. Quindi Strauss fece poi una prefazione e inserì nuovi esempi musicali che mancavano a Berlioz, quali erano soprattutto quelli di Wagner, perché tutto quello che ha scritto Wagner dal 50 in poi mancava nel trattato di Berlioz. Ecco, allora, dopo aver finito tutti questi impegni, finalmente passò all'orchestrazione della sua Salome, che completò il 20 giugno 1905. Fece tutto tranne la danza dei 7 veli, quella la lasciò per ultima, perché tanto era un brano che doveva essere inserito in quanto non c'erano le voci. E infatti la terminò nell'agosto del 1905. Subito Mahler e Strauss si conoscevano già da diversi anni. Mahler, quando sentì Strauss suonare pezzi dalla Salome, mi disse: sì, sì, io voglio assolutamente eseguirti quest'opera a Vienna. Già, peccato che a Vienna c'era una censura terribile. E a un certo punto, infatti, dopo aver insistito varie volte, il Mahler riceve una lettera dal capo censore dell'Hofoper di Vienna, proprio dicendo queste parole. Ve le leggo perché sono significative di come aveva scosso la Salome dal punto di vista del testo. Non posso non ripetere che la rappresentazione scenica di eventi rientranti nel dominio della patologia sessuale non si addice alle scene dei nostri teatri di corte. Provo pena al pensiero che un'opera la quale possiede la potenza musicale da lei descritta riceva danno solo a causa di un simile testo. Quindi non se ne fa nulla, ahimè. Però Strauss non aspettava certo questo sì o no da parte di Vienna. Nel frattempo si era dato da fare in altre località ed ecco che aveva trovato una città che aveva accettato la premiere. Questa città era Dresda. E quindi venne fissata la data del 9 dicembre 1905. Iniziarono le prove e subito ci furono dei problemi. Perché? Perché la prima donna, cioè la cantante principale, che si chiamava Marie Wittig, aveva 37 anni, a un certo punto disse: io queste cose non le faccio, sono una donna rispettabile. Diamine. Io non mi spoglio, non faccio la danza dei 7 veli, assolutamente. Non ci fu nulla da fare, si dovette prendere una ballerina, perché la Wittig non volle assolutamente fare queste cose. Però, a parte questo incidente, no, diciamo che poi le cose andarono tutto sommato molto meglio del previsto. Infatti la première fu un successo con ben 38 chiamate sul palcoscenico. Ecco, quindi, che dire, Strauss aveva colto nel segno. Aveva avuto il coraggio di mettere in musica un testo così scabroso come quello di Wilde
in una, diciamo, in un periodo in cui però la gente cominciava a interessarsi anche di queste cose, tra virgolette, proibite o comunque nascoste per tanto tempo, e che saltavano fuori proprio in quei primi anni del Novecento attraverso anche la psichiatria. Ed ecco quindi che i giornali successivamente ne parlarono male soltanto dal punto di vista etico e morale, perché di fronte alla musica di Strauss quasi tutti furono d'accordo nel dire che era straordinaria. Però che schifo la trama, che è una cosa vergognosa, capite? No? La contraddizione. Ma Strauss disse bene, bene, perché più se ne parla e più c'è pubblicità. Vi ricordo anche che Strauss era un tipo talmente coi piedi per terra, no? Che guardava sempre se c'era un risvolto economico, anzi lui cercava il successo, la fama, soprattutto economica poi. Tant'è vero che riuscì a ottenere dall'editore dei risultati incredibili, perché lo ricattò in qualche modo Strauss, l'editore, disse guarda che è ora di finirla che tu guadagni quasi l'80%, a me dai solo un 20%, bisogna tirare molto su, quasi arrivare a parità di guadagni, altrimenti io vado da un altro. E quindi, forte della vincita, forte del successo della Salome, il suo editore che era Fürstner, allora disse va bene, no io, perché aveva capito che avere Strauss come compositore era veramente una fonte di guadagno notevole. Ecco, quindi Strauss ha trovato il momento giusto per essere il primo in assoluto a dare al pubblico un argomento di questo tipo con una musica straordinariamente moderna. Vediamo adesso di dire quale musiche riuscirono poi a superare per modernismo la Salome. Beh, consideriamo che ci fu la prima guerra mondiale e quindi la produzione non è che non si fece, attenzione, vennero prodotte altre opere, ma quasi tutte di tipo tardo romantico ancora. La prima opera veramente moderna che fu eseguita nel dopoguerra in realtà è un monodramma, perché c'è solo una protagonista, e alludo sempre a Arno Schoenberg, Erwartung, attesa, che venne eseguita il 6 giugno del 1924 a Praga. Ecco, con Erwartung possiamo dire che si è superata la fase Salome, cioè è apparsa un'opera leggermente più moderna della Salome. Ma per avere il definitivo crollo del primato della Salome basterà aspettare l'anno successivo con l'apparizione del, chi ve lo sa dire, 1925, del Wozzeck di Berg. E allora il Wozzeck chiaramente era un'opera che sotto tutti gli aspetti superava per modernità la Salome. Però la Salome fu un tentativo ibrido fantastico tra musica tardo-romantica da una parte e sperimentalismo pre-espressionista dall'altra. Contiene tutte e due le cose, e questa è la bellezza. L'abilità del compositore era quella di dare l'impressione di poter passare tranquillamente da un valzerino a una musica complessa, dissonante, come se niente fosse. E Strauss era in grado di fare tutto ciò. Tant'è vero che poi da anziano, in una delle tante interviste che gli fecero, disse un bravo compositore sa far tutto, sa musicare persino la lista della spesa. Quindi vuol dire, l'artigianato voleva far notare, no? Che se uno è bravo dal punto di vista della maestria artigianale, può musicare qualsiasi cosa. Peccato però che in Strauss manca una cosa, ed è proprio quella che poi non riuscì in qualche modo a mantenere successivamente. Cioè lui fu un grande osservatore, ma non partecipò mai né a quello che stava scrivendo, cioè nel senso che non si è mai immedesimato con i personaggi delle sue opere. E questo è un punto di diversità con Puccini. Vi ricordate gli struggimenti di Puccini nei confronti dei suoi personaggi, soprattutto delle sue eroine, quando non riusciva a trovare una soluzione, oppure quando era costretto a farle morire perché
purtroppo dovevano subire anche questa tragica sorte. Ecco, lui, Strauss, era assolutamente distaccato da quello che stava rappresentando, da quello che stava scrivendo, pur sapendo perfettamente quali erano i mezzi giusti per trasformare l'idea del dramma, l'idea della psiche perversa, eccetera, in elementi musicali nuovi da ascoltare. Questo distacco, però, dopo lo portò a scrivere ancora un'opera drammatica come l'Elettra. Però, come sapete, poi lui preferì assolutamente il genere della commedia. Ma perché Strauss dentro di sé non era un tipo assolutamente drammatico, non era un uomo problematico, come si dice, non era un Mahler che dopo aver scritto una sinfonia come la tragica per oltre un'ora non riusciva a stare tranquillo, talmente era stato sconvolto, il suo lavoro lo aveva sconvolto da di dentro. No, a Strauss queste cose non capitavano, perché lui osservava, descriveva e poi passava ad altro. Ecco, quindi questa forma particolare che ha questo compositore è quasi unica nella storia, non dico della musica, ma almeno degli ultimi 150 anni, perché generalmente il compositore vede, cioè cerca di partecipare insieme ai suoi propri personaggi, eccetera. Ecco, allora adesso passiamo a vedere per ultimo i suoi protagonisti della Salome, e poi passiamo alla musica. Vabbè, la Salome tutti sanno che deve essere una cantante straordinaria, deve avere delle qualità notevolissime, perché deve essere soprano drammatico, però deve avere anche una voce che riesce a volte a diventare un filo, deve quindi avere una capacità espressiva straordinaria, deve avere un sacco di sfumature questa voce. E poi naturalmente, siccome sulla scena è ben presente parecchio tempo, deve avere anche una capacità interpretativa non indifferente. Ecco, quali note può raggiungere? Può raggiungere il La, il Si bemolle e il Si naturale acuti, tanto per dire. Quindi quando è nel fortissimo deve essere come un'eroina, come quasi una valchiria, insomma. Poi abbiamo Yohanan. Yohanan è Giovanni, il bavoce di baritono, che in qualche modo è un personaggio statuario, cioè lui ha una fede incrollabile nel Signore che ha conosciuto, in Gesù Cristo, e quindi qualsiasi cosa vede sia, come dire, contro la dottrina della fede, e contro la moralità, no? Lui non ha problemi nel denunciare subito tutti questi peccati che secondo lui portano solo alla perdizione. Quindi ha un atteggiamento ferreo, la sua voce è scultorea, la sua voce quindi non ha bisogno di tutte quelle sfumature che ha Salome, ma è una voce appunto che, come si dice, è più diatonica, che si basa su dei temi certi, su dei passaggi che non presentano un virtuosismo particolare. La voce di Yohanan poi però diventa dolce nei momenti in cui lui descrive la figura di Gesù Cristo, e ci sono questi momenti in cui lui in qualche modo si commuove, la voce diventa più dolce, però nel momento stesso in cui viene attaccato da Salome, cioè attaccato nel senso che Salome vorrebbe a tutti i costi appunto abbracciarlo e baciarlo, lui subito cambia atteggiamento e diventa appunto un scultore, una pietra. Ecco. Abbiamo poi Erode. Erode è un tenore molto interessante, perché il personaggio è una persona innanzitutto ambigua, è un personaggio pauroso che non vuole ammettere di aver paura, poi è indeciso. Lui cerca sempre di temporeggiare, non vorrebbe mai rispondere lo facciamo subito adesso. E infatti Erodiade, che continua a dirgli, allora questo profeta, cosa ne facciamo? No? Perché Erodiade odia Giovanni in quanto la maledetta per quello che ha fatto. E quindi, ma lui no, per carità, è un uomo timorato di Dio, è superstizioso anche. E allora la sua voce da tenore
anche qui è piena di alti e bassi, ma soprattutto deve avere, diciamo, quelle inflessioni, sapete, che assomigliano un po' a quelle che ha Mime nei confronti, ve lo ricordate, di Sigfrido, quando cerca di sembrare amico di Sigfrido e invece pensa soltanto a come fare per ucciderlo, per poi impossessarsi del tesoro. Quindi Erode è un personaggio che si avvicina per vocalità a quella di Mime. Poi abbiamo, va bene, Erodiade. Erodiade è interessante solo per due punti di vista, sotto due punti di vista. Primo, perché è una donna concreta in modo terribile. Cioè, tanto per dire, quando tutti fanno osservazioni sulla Luna, tutti parlano di poesia, no? Tutti pensano, ah, la Luna è qui, la Luna è là, no? E poi vi leggerò alcuni pezzi. Erodiade è l'unica che dice, basta, la Luna è la Luna, stop, andiamo avanti. Quindi, ma cosa state qui a fare tutti questi pensieri su qualcosa di lontano, no? Erodiade poi a volte ha una voce sgraziata, proprio perché non riesce a ottenere quello che vuole subito con quest'uomo così indeciso. Poi abbiamo altre voci secondarie, come quella di Narabot, un tenore normale, è quello che si uccide praticamente, no? Per l'unico che ama effettivamente così disinteressatamente e che si uccide perché vede che è assolutamente ignorato dalla Salome. E poi abbiamo il paggio, che ha un ruolo cosiddetto in travestì, perché il paggio di Erodiade in realtà è un contralto e che ha una certa parte solo, diciamo, all'inizio, ed è una voce anche qui che non presenta particolari, non, diciamo, non ha delle notazioni da fare in modo particolare. Arrivati adesso a questo punto, dobbiamo parlare un attimino dell'orchestrazione, perché c'è una novità anche in questo settore. Allora, tra l'organico orchestrale, Strauss ha inserito uno strumento nuovo, inventato nel 1904. Come si chiama questo strumento? Si chiama Heckelphon. L'Heckelphon è uno strumento inventato da Wilhelm Heckel, che lo aveva fabbricato su richiesta di Strauss, ma in realtà lui nel lontano 1879 aveva avuto dallo stesso Richard Wagner una richiesta simile. Cioè Wagner stava cercando uno strumento che fosse più grave dell'oboe normale. Infatti l'Heckelphon è un oboe baritono e quindi ha una voce più profonda. Allora sentiamolo subito. Utilizzato in un motivo che apparirà nell'opera, che è il motivo di Yohanan, e cioè la traccia numero 7. Sentiremo invece con il tema che verrà usato più avanti nella danza dei sette veli, e adesso appunto passala pure alla traccia 8. Da Strauss nelle successive opere, che sono appunto l'Elettra del 1909, il Festliches Preludium per orchestra del 1913, la Joseph Legende, un balletto, del 1914 e infine nella Alpensinfonie del 1915. Poi niente, non l'ha più utilizzato.
Dunque, adesso passiamo ad altri temi. Ah sì, devo dire che ad ogni modo, pur essendo molto grande l'orchestra della Salome di Strauss, però non raggiunge le dimensioni della Sinfonia delle Alpi, perché pensate che per questo lavoro di Strauss, no, ci vogliono 137 strumenti per la Sinfonia delle Alpi. Passiamo adesso a sentire altri motivi della Salome. E allora subito il motivo iniziale dell'opera, traccia numero 9. Pausa. Adesso sentiamo un altro motivo legato a Salome. Vai alla 10. Pure di seguito. Pausa. E adesso c'è un motivo che sarà cruciale nell'opera. Il motivo della testa di Yohanan, cioè quando Salome reclama la testa dopo aver ballato per Erode. E il motivo è questo qui. Esempio 12. La Salome è in opera in un atto, però ci sono quattro scene. La prima scena presenta una situazione diciamo di attesa, cioè la tragedia naturalmente è fatta in modo tale che all'inizio vengono poste delle situazioni che possono prendere varie direzioni. Non c'è ancora chiaramente sotto gli occhi del pubblico una strada definitiva. È tipico, la tragedia tiene aperto all'inizio tante possibilità. E quindi ecco che allora la musica è abbastanza serena, noi ci troviamo nel palazzo di Erode e c'è un banchetto da una parte che non vediamo ma sentiamo dei suoni, mentre invece subito il capo delle guardie, che si chiama Narrabot, siriano, innamorato di Salome, dice: come bella la principessa Salome questa notte. E subito però ecco che il paggio che gli con lui, no, capisce che questo innamoramento di Narrabot è molto pericoloso per lui, naturalmente. Ecco, sentiamo questa parte iniziale, traccia numero 13. Qualcosa che si è mosso, si è agitato molto di più. Ecco, simbolicamente questo motivo, no, solo strumentale, significa lo schiamazzo che avviene nella sala del banchetto.
Strauss non è ricorso all'uso di voci in lontananza qui, ma ha lasciato parlare solo l'orchestra. Cioè ha lasciato il compito all'orchestra di dire guardate che di là si fa baccano, capite? Ecco, queste cose si possono notare diciamo soltanto sullo spartito, è chiaro. Ecco, io ho visto lo spartito e infatti spiega che cosa accade in questo momento. Ma un regista che volesse rappresentare questo non lo fa, perché dovrebbe dividere in due appunto lo spettacolo, da una parte il primo piano di Narabot e poi farci vedere da in un'altra parte quello che avviene nel banchetto. No, non è così. Quindi si dà per scontato che questi suoni, no, provengano invece da un'altra parte. Ecco, vai pure avanti, grazie. Entrata di Giovanni, cioè la prima entrata della voce, perché attenzione, Giovanni è nascosto sotto la cisterna, ma lui, cioè la sua voce, no, è forte, si sente anche dal fondo. Ecco quindi che cosa dice: dopo di me verrà uno il quale è più grande di me, io non sono degno di sciogliere i lacci dei suoi calzari. E il canto di Yohanan è tra Do maggiore e La bemolle maggiore, quindi ci fa capire che è un canto chiaro, limpido. Poi dopo abbiamo un breve intervento di un Cappadocia che dice si può vederlo, e un soldato gli dice no. E qui poi noi ci fermeremo perché faremo un'altra notazione su questo passaggio. Prima sentiamo il breve inciso appunto di Giovanni, la traccia numero 14. Armonicamente un passaggio che sarà tipico di Strauss, e cioè passare da una tonalità maggiore a una minore bruscamente. Qui abbiamo Si maggiore e poi si va su Mi bemolle minore.
In particolare, i tardoromantici, come ho detto tante volte, di questo periodo, hanno a cuore soprattutto pochissime tonalità minori che vengono utilizzate per simboleggiare la morte o un elemento che porta alla morte. Queste due tonalità, che usa anche Puccini tranquillamente, sono il do diesis minore e il mi bemolle minore. In questo caso qui abbiamo l'ultimo caso, cioè il mi bemolle minore. Tant'è vero che quest'uso del mi bemolle minore, che piace molto perché da un punto di vista timbrico, soprattutto per quanto riguarda gli archi, i contrabbassi, i violoncelli, ma anche gli ottoni, possiede un colore, un timbro molto cupo, viene utilizzato poi anche nella Elettra, che vi farò sentire esattamente adesso, sì. Cioè, vi pongo come esempio dell'uso della tonalità maggiore e minore il finale dell'opera Elettra, che apparirà nel 1909, ma è stato scritto nel 1908. Quindi, traccia numero 15, noi qui abbiamo il passaggio prima do minore, mi bemolle minore, poi do minore, modulazione intermedia, do maggiore, ma gli ultimi due accordi saranno sempre mi bemolle minore e poi subito dopo do maggiore. Quindi accostamento di due tonalità differenti. Vai pure alla 15. Dopo averlo sentito varie volte, capisce benissimo la differenza tra una cadenza normale, tradizionale, fatta nel periodo classico, e invece un tipo di soluzione come questa qui. Perché questa qui sembra proprio un pugno nello stomaco. No? C'ha proprio un impeto travolgente. Perché? Perché le tonalità vengono accostate, sono lontane fra di loro, ma il compositore, no, te le butta lì, anche col fortissimo, come se fosse proprio un colpo fatale, e in effetti Elettra poi muore, no? Muore di gioia, però muore lo stesso, insomma. Bene, adesso arriviamo alla scena 2. La scena 2 entra Salome, ecco. Ma dove entra? Entra davanti a noi, perché lei proviene dal banchetto che non abbiamo visto. E che cosa dice subito, no? Non voglio restarci, non posso restarci, perché il tetrarca, cioè Erode, mi guarda continuamente con quei suoi occhi da talpa, sotto le palpebre che sbattono in continuazione. È strano che il marito di mia madre mi guardi in quel modo. Ecco, a questo punto c'è uno dei temi che si può chiamare della leggerezza di Salome, che sarà presente anche nella danza dei sette vini. Più avanti, poco più avanti, Salome dice: «Com'è dolce qui l'aria, qui posso respirare». Là dentro ci sono giudei di Gerusalemme che stanno sbranandosi l'un l'altro, discutendo delle loro sciocche cerimonie. Vi sono silenziosi, astuti egiziani e brutali, volgari romani con il loro grossolano gergo. Ah, come detesto i romani! Allora, all'inizio ci appare una Salome abbastanza obiettiva. Perché chi non resisterebbe appunto a un banchetto dove c'è tutta questa brutta gente? No, lei fa bene a scappare, fa bene andarsene. E quindi naturalmente tende a qualcosa di più bello, di più aereo, come dice appunto, come dolce qui l'aria. Cioè qui l'atmosfera fuori da quel posto è più respirabile. Ecco, sentiamo quindi la leggerezza di Salome, la traccia numero 16. Thank you.
sentito degli accordi strappati, tam, 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 tam. Allora, questo uso di 8 accordi strappati in questo modo è unico nell'opera, c'è soltanto qui e ha un significato molto preciso, perché in qualche modo sottolineano la, come dire, il disgusto di Salome nei confronti dei romani, perché sta proprio dicendo quello, no? Quindi questi accordi vogliono confermare lei, no, che non vuole assolutamente tornare da quella gente, e quindi sono accordi secchi, non hanno contrappunto qui, sono proprio indipendenti. Questo passaggio è molto significativo. Però adesso, ecco che una volta che è entrata in scena, sentirà anche lei la voce di Giovanni. E cosa dice Giovanni nella sua seconda entrata? Dice: ascoltate, il Signore è arrivato, il Figlio dell'uomo è vicino. E nel fare questo, naturalmente, ancora una volta Strauss utilizza tonalità lontane, la maggiore con mi bemolle maggiore. Sentiamo questa nuova entrata di Giovanni, traccia 17. Seme del serpente verrà un basilisco, e quello da lui, e quello che è nato da lui divorerà gli uccelli. Quindi comincia a dare le sentenze contro quel posto.